al PAC di Collecchio. Ormai il gruppo ontologico lavora quasi da oltre un mese. Ci siamo messi in testa di essere presenti nella cittadinanza soprattutto per quanto riguarda l'aiuto che possiamo dare gratuitamente alla cittadinanza e in questo caso ancora di più ai donatori di sangue, cioè all'Avis. Sono una categoria straordinaria, quindi quello che noi facciamo oggi, che speriamo di farlo regolarmente ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, adesso non so, dipende dall'organizzazione, in modo da poter fare la prevenzione dell'udito. E a questa categoria noi ci teniamo in modo particolare. Siamo qui nella sede del PAC per questa iniziativa che il professor Sanna ha voluto offrire agli donatori dell'Avis, ma anche a tutti i cittadini. Questo è importante come valutazione audiologica, non è soltanto sentire o non sentire, ma qualcosa di più. Ed è un passaggio che io suggerisco a tutti i donatori, non solo quando stanno male, ma andare a vedere le condizioni in cui si è, per mantenerle possibilmente, oppure per intervenire in modo preventivo, molto precoce, tanto che gli interventi sono molto molto più efficaci. Abbiamo la possibilità stamattina a 100 donatori di poter fare questo esame che ci viene offerto proprio dal PAC, appunto per mantenere alta la salute dei donatori, e questo è quello che preme di più ad Avis Parma per continuare la sanità del donatore, perché il primo pensiero che va di Avis è la salute del donatore. Devo ringraziare il dottor Sanna e Barbara Bocci che ci hanno dato questa grande opportunità oggi. In questo contesto la collaborazione con il PAC dura da diversi anni e si è aperta completamente con la loro disponibilità verso i donatori di tutta la provincia, che contano ormai circa 20.000 donatori, ed è una grande opportunità proprio di riconoscimento al ruolo del donatore, che facilita anche in questo momento di carenza di disponibilità sanitarie. Sappiamo che i problemi quali sono del Servizio Sanitario Nazionale, quindi offre un suo contributo ai donatori di sangue. Credo che sia doveroso ringraziare PAC per la disponibilità rispetto ad Avis provinciale di avviare un'iniziativa di prevenzione, in quanto come Avis crediamo tantissimo nell'importanza della rete territoriale del lavoro dentro la comunità, e in particolare credo che fare rete rappresenti soprattutto una coniugazione tra pubblico, privato, privato sociale, e per un futuro diverso per la nostra società, che deve andare per forza nella direzione della valorizzazione, della condivisione e dello stare insieme. Questa visita la consiglio a tutti i parmigiani e anche a fuori, anche perché in una società come siamo al giorno d'oggi, interconnessa, dove si parla, si ciara, eccetera, eccetera, c'è bisogno di sentirci bene. E sentiro ben bombe, sti ben pranzan e tiamo svisti.